26 marzo 2015 ci troviamo presso Italy alla Mole in occasione della presentazione delle nuove capsule di caffè Vergnano completamente biodegradabili e compostabili. In tale occasione abbiamo intervistato Carolina Vergnano, responsabile export dell'azienda. Cos'hanno in comune una capsula caffè Vergnano e una banana? Abbiamo voluto creare un'immagine evocativa per spiegare a tutti i consumatori come le nostre capsule siano diventate 100% compostabili e quindi quale immagine più facile da comprendere per spiegare al consumatore che la capsula va gettata nei rifiuti organici, quindi come la banana. Come mai è nato questo intento di puntare su una sostenibilità ambientale? Il segmento capsule è un segmento che cresce molto velocemente, a doppia cifra negli ultimi 3 anni, e quindi abbiamo pensato che a lungo termine il problema rifiuti e dove smaltire le capsule potesse diventare un problema rilevante. Ed è per questo che abbiamo rivoluzionato il mondo capsule lanciando la gamma di capsule al 100% compostabili. Crediamo così tanto in questo progetto che non andiamo ad aggiungere un prodotto alla nostra gamma esistente, ma addirittura sostituiamo l'intera gamma sugli scaffali trasformandola nella gamma delle capsule compatibili con le macchine Nespresso compostabili. In realtà il progetto è stato sviluppato da più attori, sicuramente l'azienda Fiplast che ha sviluppato il polimero compostabile, ma anche la Machiavelli che ci fornisce la capsula che ha utilizzato questo polimero compostabile, quindi soltanto da un gruppo è nato questo progetto.